Meglio un catetere che un trasmettitore da cintura. Di solito quando giro preferisco non avere nessuno dietro di me. Si tratta di un documentario, non di uno dei suoi film. Ah sì? E sulla vita di chi sarebbe questo documentario? Vogliamo cominciare dalla sua infanzia? Perché non iniziamo in medias res? Di solito nei miei documentari seguo un criterio cronologico per rendere più logica e più chiara l'esposizione dei fatti. Ma in fondo non ha importanza. Come sa meglio di me, tutto si può modificare al montaggio. Se proprio vuole, possiamo... Ogni film deve avere un inizio, un centro e una fine, ma non necessariamente in quest'ordine. Non per confutare Godard, ma personalmente preferisco stare sempre al centro. Di un film, quando è possibile. Dell'attenzione, quando proprio non se ne può fare a meno. In un'intervista di qualche anno fa, citando Bergman, ha asserito che lei in verità vive sempre nella sua infanzia e che ogni tanto, tra un film e l'altro, fa qualche visita alla realtà. Su quale rivista l'ha letto? Mi pare fosse Effetto Chuck. Mai sentita. Avranno trascritto qualche mia dichiarazione rubata da un backstage non autorizzato. Si beccheranno una bella denuncia per violazione di copyright. È vero che a 5 anni costruì un teatro in miniatura con i Lego usando come attori le bambole di sua sorella? I teatrini li fanno i pupari e i segretari di partito. Per mettere in scena l'Amleto di Shakespeare, realizzai un modello in scala del castello di Elsinore che occupava quasi tutta la soffitta di casa. Per i ruoli principali impiegai la mia collezione di Masters. Usai le bambole di mia sorella per i ruoli di Gertrude e Ofelia. Ricordo che per rendere più realistica la scena del suicidio di Ofelia, gettai una Barbie nello stagno vicino casa. Mia sorella non la prese troppo bene e abbatté a calci un'ala del castello. Per rappresaglia le bruciai il dolce forno. E lei a sua volta fece lo stesso con la mia collezione di maschere di Zorro. Ma a parte queste bambinate, siamo sempre andati d'amore e d'accordo. Eppure, di recente, sua sorella le ha intentato una causa per riavere la sua parte di eredità. Appunto, un'altra bambinata. Anche con vostro padre i rapporti non sono stati mai esattamente idilliaci. Siamo forse alla sagra dei cliché freudiani? Siccome ho nominato l'Amleto e mia sorella, adesso lei mi tirerà fuori anche il complesso di Edipo, il Mosè di Michelangelo, il complesso di Elettra, l'invidia del pene. Suo padre era un avvocato di provincia. Voleva che lei si laureasse in giurisprudenza e portasse avanti il suo studio legale. Tra me e mio padre i rapporti divennero alquanto tesi quando gli dissi che al codice penale preferivo il codice Hammer. Mi iscrissi a legge più che altro per scampare alla naia. Al primo esame, quello di diritto romano, parlai del pensiero rizomale di Deleuze e della coprofagia nella poesia di Jean Genet. Quando il professore ebbe una specie di attacco isterico, cominciai a lanciargli dei biscotti per cani. Alla fine fui cacciato dall'università. Fu una benedizione.